Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video, un video che non mi aspettavo di registrare dopo l'ultimo che è uscito sul canale esattamente una settimana fa. L'ultimo video era dedicato al terzo trimestre di gravidanza, avevo la pancia, oggi invece sono qui con il piccolino. È nato Tommaso il giorno dopo la registrazione di quel video. Il giorno che io avevo scommesso sulla sua appunto data di nascita, avevo questa sensazione che sarebbe nato il 28 ottobre e così è stato. Il 28 ottobre ho partorito ed è arrivato il piccolino. Dopo ve lo faccio vedere. È andato tutto bene, stiamo bene, quindi questo è sicuramente l'importante. Farò un video dedicato anche al parto perché in tantissime mi avete già chiesto com'è andato, se ho fatto un parto naturale, cesareo, insomma tantissime domande dedicate a quello, però ci tengo a fare un video dedicato. Oggi invece è un video molto veloce, voglio appunto presentarvi Tommaso. Siamo a casa ormai da lunedì, no, da domenica, domenica sera, quindi da 4 giorni. Lui è molto molto bravo. Forse fin troppo, devo un attimo capire anche lato allattamento come andrà, però anche per quello poi vi parlerò più avanti fra qualche settimana. Devo un attimo anch'io ingranare e capire un po' come si evolveranno le cose perché sono proprio i primissimi giorni. Adesso è qui nella navicella che utilizziamo tantissimo per stare qui in casa, perché c'è anche il riduttore all'interno, quindi lui è proprio bello, bello avvolto, bello coccolato e fa di quelle nanne esagerate. E adesso ve lo faccio vedere. Sicuramente non aprirà gli occhietti perché anche ha finito da poco di mangiare, quindi dorme molto profondamente. Vieni qui, piccolino. Ed ecco qua, vi presento Tommaso. Guardate qua un po'. Ciao a tutti, io sono Tommaso. Piacere di conoscervi. Quanto sei piccolino? È nato che pesava 3,210 kg e lungo 50 cm. Tutti i vestitini che la mamma gli ha comprato in questi mesi sono tutti grandi perché ho tutto da partire da 55 cm di lunghezza, quindi sono tutti un po' morbidini, come ad esempio il completino che indossa oggi. E fa niente, va benissimo così, tanto poi nelle prossime settimane cresceremo, vero che cresciamo? E quindi non sto a comprare le tutine, quelle piccole piccole. Non apri gli occhietti, non fai vedere qui i tuoi occhietti. Che faccia, a volte fa di quelle espressioni che mi fa letteralmente morire, vero? È nato con parecchi capelli, come vedete. E ha preso il colore dei miei capelli perché quando Ste era piccolino era biondissimo. Io invece, quando sono nata, avevo i capelli come lui, quindi già belli evidenti, parecchi e castani. E lui in questo ha preso proprio da me. E è molto buono, come vedete, è un bimbo molto tranquillo, pacato. Anche quando piange, ha proprio un pianto delicato che si sente, ma non è fastidioso, almeno per il momento. Proprio un cucciolotto ed è stranissimo averlo adesso qui con me, averlo qui a casa. È proprio cambiato tutto, ma in un certo senso non è cambiato niente, è un po' come se fosse sempre stato con noi. Le cagnoline si stanno abituando, insomma, alla sua presenza, devo dire che sono molto molto brave anche loro. E dai, sta andando tutto bene. Rientro a casa è stato molto bello, vero? Ste ci ha fatto trovare un sacco di palloncini, uno forse lo intravedete anche alle mie spalle. Magari vi metto anche la clip che ho registrato dedicata proprio all'allestimento che ha preparato per noi. Thank you.
Come avete visto, tutto meraviglioso, mi sono emozionata quando ho visto tutto l'allestimento, non me l'aspettavo, però non ho una clip di quel momento proprio perché doveva essere una sorpresa, quindi sono stata la prima ad entrare in casa, usciti dall'ospedale, quindi arrivati poi qui a casa, eravamo solo noi tre. Ed è stato bellissimo. Poi dopo, tipo una mezz'ora dopo, sono venuti ovviamente i nonni e gli zii, quelli stretti, a vederlo per la prima volta. E proprio un amore. Quando sono così piccoli poi fanno una tenerezza infinita. È così strano. A volte quando mi fermo a pensare dico mamma mia, che strano però pensare che prima questo esserino era nella mia pancia e adesso è qui con noi. È incredibile la vita, incredibile. Tra l'altro mi piace molto il completino che indossa oggi di Zara, un due pezzi, il maglioncino con questi pantaloncini, leggings con il piedino in azzurro. Ti dona proprio questo colore, anche se sono appunto un po' grandini, come vi dicevo prima, un po' tutti, tutte le cose che ho preso, però va benissimo lo stesso. Adesso lo rimetto giù così continuo, lo sto andando, fra poco altra poppata. Ci stiamo un po' impegnando anche su questo aspetto che, insomma, forse non è partito nel migliore dei modi. Vediamo un attimo, cerchiamo di capire anche il lato allattamento, poi ve ne parlerò sicuramente. E niente, poi vi aggiornerò, come vi ho detto, sul discorso parto, sul discorso allattamento e come proseguiranno ovviamente i prossimi mesi, le prossime settimane. Già domani facciamo una settimana, è incredibile, già passata una settimana, come vola il tempo. Mi sembrava ieri di dire sì, ho qualche piccolo doloretto, teniamoci in allerta perché si sa mai, ed è già passata una settimana. Comunque poi vi racconterò anche di tutto il preparto, quindi quello che è successo prima di arrivare in ospedale, però farò tutto in un video dedicato a quello, perché so che siete molto molto curiosi su questo aspetto, lo ero anch'io prima di effettivamente partorire, quindi sapendo quell'argomento che interessa molto, ho piacere a fare un video dedicato. Nulla, io vi mando un grandissimo bacione, vi ringrazio di essere stati con noi in questo video, vi saluta anche Tommy, ciao, e ci vediamo molto presto in un nuovo video, magari dedicato anche alla tua cameretta perché ancora non l'abbiamo fatta vedere. Un bacione, ciao!